E benvenuti ai Caraibi! Quella che vedete è la scatola della nuova edizione di Puerto Rico, edizione 2020 a cura dell'Alea, e quella che ho in mano è l'edizione italiano-spagnolo. La scatola dice che già include 4 espansioni, nuovi edifici, nobili, bucanieri e festival, e io sono curiosissima di vedere in cosa è diversa dalla versione precedente. La scatola ci ricorda che è sempre per giocatori da 12 anni in su, una partita dura approssimativamente 70-120 minuti e udite udite per 2-5 giocatori, a differenza della vecchia edizione di Puerto Rico che era per 3-5 giocatori, alla quale bisognava aggiungere una variante per 2. Apriamola immediatamente perché io non resisto più. Quello che stavate vedendo era l'inizio del mio video di unboxing della nuova edizione di Puerto Rico, girata ormai 4 mesi fa. Ci sono stati degli errori di stampa nel regolamento, in alcune plance, e la Ravensburger ha provveduto a sostituire il gioco a chiunque l'avesse già comprato. No, non ci vedete doppio, sono veramente 2 scatole di Puerto Rico. Mettiamo via quella sbagliata e finalmente facciamo un unboxing completo di Puerto Rico, nuova edizione 2020. Apriamo la scatola. Vediamo subito se quello che era sbagliato è stato corretto. Allora, innanzitutto, sacchettino sigillato con i lavoratori viola. Non ci sono più lavoratori marroni come nella vecchia edizione, i lavoratori sono viola. Poi abbiamo sacchettino, anche questo sigillato, con i nobili, l'espansione dei nobili, quindi rossi. Poi abbiamo le classiche risorse di Puerto Rico, i nostri cilindri di vari colori, quello blu che è l'indaco, poi abbiamo lo zucchero, il mais e tabacco e caffè. Eccoli qua. Sono identici a quelli della scorsa edizione. Poi abbiamo regolamento. Questa è un'edizione spagnolo-italiano, quindi regolamento bilingue. Vedremo poi se tutto quello che era da correggere è stato corretto, ma sono fiduciosa, mi auguro di sì. Quindi in italiano e in spagnolo. Per chi non l'avesse mai visto, è un bel regolamento corposo di una ventina di pagine, ma con tanti esempi, con la descrizione di tutte le tessere e anche con la spiegazione delle espansioni incluse nella scatola. Poi abbiamo Ziploc, tantissime Ziploc per mettere a posto tutti i nostri materiali che andremo a defustellare. Cominciamo, prima fustella, fronte retro, da una parte in spagnolo, dalla parte opposta in italiano. Quindi abbiamo gli edifici piccoli, la casa di commercio, poi abbiamo la plancia del festival, quindi è una delle espansioni, eccola qua, la plancia del festival e qualche tessera di coltura. Andiamo avanti, abbiamo ancora edifici piccoli e qualche edificio grande, monete, punti vittoria, qua sotto abbiamo la nave, sempre italiano-spagnolo, fronte retro. Proseguiamo, cominciano adesso qui i segnalini delle cave, delle colture, sempre edifici piccoli. Il segnalino del bucaniere, un'altra espansione inclusa, altri punti vittoria. Ok, proseguiamo, abbiamo altre navi, poi cominciano le tessere dei ruoli, giriamola verso l'italiano, eccola qui, le tessere dei ruoli, edifici grandi, altri edifici piccoli, le cave. Monete, monete da 1 e da 5, altra fustella, proseguiamo, ci sono altri ruoli, altre navi,
Quindi, navi, altri ruoli, edifici grandi, edifici piccoli, monete. Proseguiamo, abbiamo poi i segnalini delle colture, altri edifici piccoli e altri punti vittoria, sì, e altri punti vittoria. Ok. Abbiamo infine le plance, quindi plance dei giocatori. Plance dei giocatori che mi avevano subito colpito quando le avevo viste la prima volta per i loro colori molto più accesi. Sempre sul lato della plancia personale abbiamo il riassunto con le azioni dei diversi ruoli. Ok. In alto lo spazio per le colture. Gioco per 2-5, quindi mi aspetto 2-5 plance. 1, 2, 3, 4 e 5, sempre fronte retro italiano-spagnolo. Ok. E infine la plancia degli edifici. Eccoli qua. Plancia degli edifici, sempre fronte retro italiano-spagnolo. E mi salta subito all'occhio che qui c'era un errore nella scatola vecchia e invece qui l'errore è stato sistemato, quindi ottimo direi. E la grafica mi piace tantissimo, questa immagine è molto bella. Ok, finito, scatola vuota. Direi inutile concludere con la mia solita frase che se il gioco vale ve lo spiega la Vale, sappiamo che Puerto Rico vale, ormai è diventato un grande classico. Non mi resta che salutarvi e dirvi arrivederci al prossimo unboxing. Ciao!